È da un sacco di anni che anche noi pallavolisti aspettavamo che uscisse qualcosa per noi. Come i nostri amici calciatori, anche noi vogliamo essere fanta allenatori e creare le nostre squadre. Sembra che quest'anno gli astri si siano allineati perché ci sono stati sviluppi enormi sia sul fantavolley maschile che su quello femminile. E quindi in questo video voglio portarvi con me per fare le mie squadre e capire un po' come funzionano queste piattaforme, perché sono diverse e inizialmente un po' difficili da capire. Oggi video molto in stile Twitcher, comodo qui al tavolino con i computer davanti dove qui ho la registrazione, gli appunti, il fantavolley che presto vedremo e insomma ci mettiamo comodi, capiamo insieme come diavolo funzionano questi siti. Allora, cosa c'è da dire di questi Fanta? Gli stili sono molto diversi, lato user experience, lato proprio bellezza del sito, ma anche un po' funzionamento delle leghe, come sono state pensate, e quindi credo che sia interessante anche vederli insieme. Ok, bando alle ciance quindi e andiamo a vedere il primo fantavolley, cioè il fantavolley maschile. Prima però voglio farvi vedere il sito dal telefonino, perché è una web app e quindi pensata per essere utilizzata prevalentemente da smartphone. Infatti, come vedete, al di sotto c'è una navbar che vi permette di navigare meglio nei menu. Detto ciò, adesso l'andremo a vedere sul computer. Per cominciare a creare la vostra squadra bisogna andare qui su leghe globali e come vedrete avremo già questo campo da pallavolo con tutti i giocatori che adesso andiamo a inserire. Questa lega è una lega globale chiamata Rookie e poi come vedete qua ci sono altre leghe che adesso andremo a capire a che cosa servono, e in questa lega Rookie è una lega globale dove le rose non sono esclusive. Ciò significa che tutti i giocatori al mondo potranno comprare i vostri stessi giocatori e schierarli in campo. Cosa diversa nel momento in cui poi nasceranno anche le leghe private, in cui attraverso i vostri amici o comunque un gruppo in cui entrate, ogni giocatore dovrà avere giocatori diversi, ogni fanta allenatore dovrà avere giocatori diversi. In ogni caso, come funziona? Per comprare i giocatori io posso cominciare per esempio cliccando da qui. Quindi andiamo a cercare il mio palleggiatore o qualsiasi giocatore e troverete qui dentro la vostra squadra. In questa sezione voi potete cercare per nome, cognome, ruolo, club, eccetera. Io procederei cercando direttamente per nome e cognome il mio amico Paolo Porro. Eccolo qua. E lo compro immediatamente, 130 fantacoin, non sono pochissimi. L'abbiamo comprato e come vedete adesso ce l'abbiamo in squadra e questo è il saldo della nostra squadra, quindi ci rimangono questi 1070 fantacoin per comprare gli altri. Qua sopra, come vedete, molto importante, c'è il valore della squadra, che adesso è 130, ovvero esattamente quanto ho pagato Paolo. Qual è la cosa interessante però di questo sistema? Che durante il campionato, a seconda di come i giocatori andranno avanti, quanti punti faranno eccetera, i valori di ogni carta saranno possibilmente alzati o abbassati, quindi vi troverete con un valore di squadra più alto di questo se il giocatore renderà bene. E questo è proprio il caso di un giocatore che io ho spottato, diciamo, ovvero un giocatore che l'anno scorso non giocava in Italia e per questo motivo il Fantavolley ha messo a 50 fantacoin, e sto parlando proprio di Osmani Guantorena, che sta solo a 50 fantacoin. In ogni caso abbiamo già preso una banda e un palleggiatore. Andiamo a vedere per esempio i centrali. Sul centrale io avevo già un'idea, cioè Chienies, che a me piace molto e secondo me farà una buona stagione, l'ho visto davvero in crescita negli ultimi anni, quindi per uno dei centrali voglio spendere anche abbastanza, uno solo. Negli altri volevo essere più economico, in particolare avevo già fatto un pensiero proprio su Marco Vitelli. Altri giocatori che voglio prendere sicuramente sono Micheletto e Lavia. Io quasi quasi sarei per prendere Lavia, così mi rimangono un pochino più di crediti e li riusciamo a spendere su qualcosa di buono nel resto. Ora, ci serve un opposto. García Fernández costa molto poco, mi piace, quasi quasi lo prendo, però lo lasciamo in panchina per prendere magari lui. Stanno sta a Verona, è un giocatore che picchia, devo dire. Ok, torniamo un attimetto su squadra, capiamo come stiamo messi. Ecco, vedete, qui già in automatico lui vi seleziona i titolari. Come vedete, qua sotto si può gestire la propria panchina e qui c'è già un punteggio, ovvero 80%. Questo significa che il primo schierato in panchina prenderà comunque l'80% della quotazione, mentre i giocatori in campo chiaramente il 100%. Perciò ci manca un libero. Clicchiamo subito su libero e io qua so già chi prendere, perché ho visto che 113 fantacoin è onestissimo. Ok, qua potete vedere anche gli slot liberi. Mancano un libero e due centrali, quindi direi di partire dal libero. Ci rimangono 107, quindi praticamente
Se ne prendo uno da 10, riesco a prendere un terzo centrale decente, uno scarsino. Pace, forse prendo anche Offer, mi piace, però ho giocato poco quest'anno. Quindi secondo me per 13 è una buona scelta. Poi gioca a Trento, in cui secondo me un po' di spazio sicuramente gli verrà dato. Quindi abbiamo il libero, ci rimangono 94. Adesso dobbiamo andare secchi sui centrali. E qui già scorro nelle varie pagine perché possiamo spendere davvero poco. Per adesso, vabbè, andiamo su Berger, così per non saperne leggere né scrivere. Uno a metà e ce lo siamo presi. Piano è a budget e direi che mi prendo proprio Matteo Piano, per grande simpatia, perché è un grande. Detto ciò, passiamo a spiegare come funzionano le leghe. E qui ho dovuto shoppare, no? In realtà i ragazzi del sito mi hanno gentilmente fornito giusto due pacchetti per capire come funzionava. Perché dovete sapere che Fantavolle è molto figo per il concetto di leghe. Adesso esistono disponibili solo la lega Rookie, Bronze e Iron. Chiaramente la Rookie è questa fatta tutta da carte bianche, quindi quella in cui tutti voi inizierete. E poi man mano che i giocatori vi faranno punti, quindi faranno buone statistiche, qua sulla destra, quando comincerà il campionato, ci saranno le classifiche. E se vi piazzerete in questa classifica, vi verranno regalati dei VLB, cioè la moneta per acquistare le carte nel Fantavolley, con cui acquistare pacchetti per partecipare poi alla Lega Bronze ed eventualmente anche alla Silver. Sappiate che non è che premieranno i primi 5, i primi 10 al mondo, ma andranno giù di brutto. Certo, magari il primo ne prenderà un botto e il 200esimo ne prenderà comunque qualcosa, quindi ha lo stesso senso. In ogni caso, una volta acquisito qualche punto, oppure se volete spendendo qualche euro, potete partecipare alla Lega Bronze, e lo potete fare acquistando la vostra prima carta bronze. Vi serve almeno una carta per partecipare e lo potete fare qui. Una volta acquistata vi si aprirà il pacchetto e capirete che giocatore avete ricevuto. Questa parte del sito a me è piaciuta davvero tanto perché mi ricorda un po' FIFA, e adoro questo concetto di scalare le leghe un po' come Clash Royale, fatemelo passare, e allo stesso tempo il fatto di fare i pack opening è sicuramente molto divertente, e c'è anche tutto un concetto di rarità delle carte che a quel punto poi sarà interessante scambiare, proprio vendere, rivendere e scambiare, un po' proprio come i giocatori su FIFA. E questo sistema non si era credo ancora visto nel fantacalcio, nel fantavolley eccetera, quindi è un gioco un pochino diverso ma che mi entusiasma tanto. E qua invece ci sono i rare pack, che sono quelli per partecipare alla lega Iron o Silver, comunque una lega grigia, e li potete comprare con 1,49€, oppure con alcuni VLP che avete vinto più 1,12€, altrimenti con 1400 VLP se li guadagnate. E a questo punto io posso recarmi qui nella Lega Bronze, e come vedete ho già Andrea Baldi, che è il giocatore che ho vinto nel pacchetto Bronze, e una sola carta mi basta per partecipare a questo campionato. Chiaramente le altre carte che andrò ad aggiungere saranno tutte carte bianche, e adesso vi spiego la differenza. La cosa prima da capire però è che voi potete partecipare a tutte e tre le leghe, però non potete dividervi giocatori con voi stessi nelle diverse leghe, ovvero non potete avere per esempio la via nella Lega Rookie e poi acquistarlo anche nella Lega Bronze o nella Lega Silver. Ogni squadra sarà diversa tra le diverse leghe, tranne i giocatori che vincete. Infatti, se vedete, io qua posso andare a cercare la via, non mi darà alcun risultato, oppure cerco Porro e anche qui non c'è niente, quindi mi devo tra virgolette accontentare di questi giocatori. E in questo caso quello che vado a fare è sicuramente prendermi ad esempio Micheletto da mettermi in squadra, ed ecco qua che ce l'ho già piazzato. Ora, la differenza tra le carte bronze, le carte white eccetera qual è in sostanza? Che chiaramente le carte bronze vi fanno vincere più VLP nel momento in cui vi classificate bene nella classifica mondiale. Quindi significa che per esempio Andrea Baldi, che è bronze, prenderà un bonus per essere bronze, mentre i giocatori bianchi avranno un altro tipo di quotazione. Chiaramente l'obiettivo è anche quello di farsi tutta la rosa che sia bronze oppure silver. Insomma, questa è stata un po' una vista generale del Fantavolley maschile. Trovate comunque in fondo al sito tutte le indicazioni, le regole precise, le quotazioni e chi più ne ha più ne metta. In più i ragazzi hanno aperto anche una pagina Discord in cui vedo che c'è già una chat molto attiva per fare domande, per chiacchierare con altri pallavolisti, quindi se vi va partecipate, anche quella la trovate in fondo al sito. E passo di nuovo rapidamente al telefonino perché FantaLV ha fatto addirittura l'applicazione sia per Android che per Apple. Questo è molto comodo, c'è il menu di navigazione qua in basso, l'app è veloce, scorre bene, quindi è un piacere. Piccola pecca dell'applicazione, tante pubblicità, però vabbè, capisco che magari servano fondi per sviluppare l'applicazione. In ogni caso adesso nuovamente ci spostiamo a computer e ve la spiego. Allora, tanto mi levo la felpa di tutto volley, tanto ho sotto anche la maglia di tutto volley perché inizia a far caldo sotto queste luci.
Allora, così è come si presenta il sito qua nella home page. In questo caso esistono diversi tipi di modalità, cioè la Lega Fantasy, in cui voi partecipate un po' come il fantavolley maschile a una Lega globale in cui vincere punti, e poi ci sono le leghe, che sono le sezioni un po' più interessanti per chi davvero vuole giocare il classico fantavolley o fantacalcio, in cui potete creare o unirvi ad una lega. Ora, non ho ancora provato questa funzione perché non ho con chi giocarla, però insomma è molto figa e in realtà questa è la parte più bella del Fanta, cioè di poterlo giocare con i propri amici, potersi sfidare e anche fare l'asta, quindi la contrattazione su quanto pagare i giocatori. Vi faccio vedere invece il Fantasy, che è la squadra che ho creato io, che ho già creato, perché raga, io ci capisco pochissimo di femminile, quindi chiedo scusa se ho fatto scelte a caso alle giocatrici, non che vedranno mai questo video, a chi ha creato il sito, a chiunque segua la pallavolo femminile, perché ne capisco davvero poco e quindi sono andato così per nomi che ho un pochino più conosciuto. In ogni caso, tornando all'interfaccia, ragazzi, è davvero bella. C'è questo, tanto io amo, io mi sono messo Ishikawa, che è nuova in questo campionato, quindi sono molto curioso, ed era quotata bene, non costava tantissimo, ma magari rende, e poi mi faceva specie, cioè era simpatica come cosa. E poi chiaramente Silla, che è fortissima, Groblena, che sono andata a vederla a Chieri l'anno scorso, quindi mi faceva molto piacere, ed è sicuramente una brava giocatrice, di esperienza. Ci sono tutti i giocatori che riusciamo ad andare a vedere con le statistiche, qua sotto ci fa vedere i nostri fantapunti con le plusvalenze eccetera, i premi in palio, è bellissimo. E a proposito di premi, ragazzi, complimenti a Fantavolley perché hanno messo dei bei premietti. Comunque, se vedete, per vincere al Fantavolley avete due biglietti per le partite regular season, lo sconto per Volleyball TV, oppure addirittura per la classifica generale hanno messo i maglietti VIP con l'ospitality alla Supercoppa, il pass annuale, la maglietta della squadra, il pallone ufficiale, tante cosine davvero carine, ragazzi, quindi questo sicuramente fa gola e giocateci, perché dovete vincerle e andare a fare queste experience perché sono fighissime, ne sono certo, perché mi capita di andare su campi da pallavolo, quindi se potete non perdetevele. In ogni caso, andiamo a vedere la nostra squadra, anzi no, non è questa, è questa. Facendo schiera squadra qua possiamo vedere la mia squadra, come vedete è organizzato davvero bene. Mi manca il fatto che ci siano i volti, perché a me aiuta molto a riconoscere i giocatori e in generale è più figo, come interfaccia piccina, però allo stesso tempo è molto chiara. E come vedete qui ci sono anche diverse possibilità di filtrare, sia per squadra, per ruolo, quindi magari andiamo a cercarci l'opposto. Abbiamo il calendario delle gare, in cui vedete velocemente riusciamo a capire quando giocano, e questo è bello perché per chi partecipa al Fantavolley e in continuazione deve schierare giocatori, cambiarli, modificarli eccetera, questo è importante. Poi ci sono anche le probabilità, addirittura se volete, io adesso non vi rompo le scatole vedendo le ore, ma qui ci sono tutti i sistemi per capire un pochino nelle varie partite chi è più facile che sia titolare eccetera. Chiaramente secondo me adesso queste sono a zero perché non ci sono ancora abbastanza dati. E qui per le statistiche vi rimanda direttamente al sito, che è una cosa estremamente comoda perché è fatto bene, pensato per essere comodo da leggere eccetera. Trovate tutte le sezioni, quindi top blockers, qua ci sono i top spikers, le varie squadre, classifica dei muri, cioè ce ne sono di cose per gli ace, e questo è assolutamente comodo. Quindi qua vi dice quando è aperto il mercato, voi dovete ricordarvi ogni volta di andare dentro il sito, salvare per pubblicare la vostra squadra, e qui sotto abbiamo i giocatori che ho scelto. Quindi io mi sono messo Ishikawa, che è nuova in questo campionato, quindi sono molto curioso, ed era quotata bene, non costava tantissimo ma magari rende, e poi mi faceva specie, cioè era simpatica come cosa. E poi chiaramente Silla, che è fortissima, Groblena, che sono andata a vederla a Chieri l'anno scorso, quindi mi faceva molto piacere ed è sicuramente una brava giocatrice, di esperienza. E poi abbiamo Chirichella e Polder come centrali. Quindi in panchina abbiamo Ilaria Spirito, poi ho scelto Prandi, Cosi, Giovannini, Papa e Driul. Insomma, forse potevo prendere Paola e Gonu, però vabbè, raga, cioè, è troppo banale. Infatti è quotata alta ma non altissima, tra l'altro. Secondo me è onesto, 18.2 in realtà, però dai, era un po' banale, cioè chi è che non prenderà Paola e Gonu, onestamente. Abbiamo dato anche un rapido sguardo al Fantavolley femminile, vi chiedo scusa se è stato molto più rapido, ma perché purtroppo ne capisco davvero poco di pallavolo femminile, vi chiedo scusa, e quest'anno
prometto che guarderò più partite così da compensare, e poi anche perché è molto simile al sistema del fantacalcio, quindi sicuramente questa è un'interfaccia in cui da subito già capirete cosa dovete fare. E a proposito di questo, complimenti a FantaLVF per il lavoro che ha fatto nel creare un'applicazione, intanto, che è sicuramente più comoda, e comunque lato user experience è davvero facile da utilizzare, comodo, c'è tutto quello che ci deve essere e quindi avete fatto un grande lavoro. Anche lato comunicazione, su Instagram sono stato bombardato dalle giocatrici con i reel, con i TikTok eccetera, e quindi è molto bello che la Lega Femminile si sia unita per lavorare insieme a questo progetto. Quindi bravi, bravi, bravi. Concludiamo con le considerazioni finali sui due Fanta. Sono sicuramente molto diversi lato user experience e lato vista grafica, ma non parleremo di questo perché col tempo entrambi sicuramente evolveranno. È interessante vedere come Fanta Volley femminile abbia creato una realtà molto simile al fantacalcio e quindi finalmente dando la possibilità anche a noi pallavolisti di giocare come fanno davvero i calciatori in tutto e per tutto. Mentre Fanta Volley maschile ci ha dato sì la possibilità di sfidarci, quindi di creare delle leghe ancora non private ma lo saranno in futuro, e comunque di giocare contro i nostri amici, ma con un sistema leggermente diverso che apporta anche questa novità dello scambio di carte collezionabili che potrebbe diventare in futuro davvero divertente. Insomma, due sistemi diversi con ognuno pregi e difetti. In ogni caso io sarò ogni weekend finalmente anche con i miei amici calciatori lì a scrollare sull'applicazione del Fanta per capire se i giocatori hanno reso oppure no. Quindi sono molto felice che in generale il movimento pallavolo si stia ampliando, ed è anche grazie a chi crea queste applicazioni finalmente anche a noi ci cagano. E niente, spero di fare tanti contenuti su questi Fanta Volley nei prossimi mesi e magari creiamo anche la Lega Tutto Volley, non lo so, giochiamo contro, facciamo cose. Piano piano arriverà tutto. Spero di avervi dato una mano a capire come funzionano questi sistemi o ad averli fatti conoscere a qualcuno di voi, in ogni caso pallavolisti. Se avete altre domande o vi servono spiegazioni più dettagliate, fatemelo sapere nei commenti e ci facciamo dei video a riguardo. Ciao pallavolisti!